bene, saluto Cristiano Cominotto in collegamento, un amico di Pane al Pane, avvocato, giuslavorista, tanti gli argomenti dei quali parlare, ma bentornato prima di tutto. Buongiorno, ti ringrazio tanto e ringrazio tutti voi. Allora, si sta ripetendo un film già visto, mi spiego meglio, con l'inflazione, il caro vita, il caro energia, le imprese che se non particolarmente resilienti, anche se è un termine che non amo molto per dare l'idea, rischiano di chiudere lo spettro dei licenziamenti, Cristiano Cominotto? Ma allora, mi piacerebbe dire di no, questa è la verità, ma purtroppo è chiaro che con questa crisi energetica, le bollette alle stelle, ci sono settori, perché poi si va per settori. Io per esempio faccio l'avvocato, è chiaro che se tu fai l'avvocato non senti questo tipo di, non hai bisogno di energia particolarmente, ma io penso alla ristorazione, penso alle industrie per esempio che lavorano materie prime. Ci sono tantissime situazioni che richiedono naturalmente uno sforzo energetico enorme, e l'hanno già detto, cioè loro hanno detto chiaramente che questa situazione non è sostenibile. Quando le situazioni non sono sostenibili, cosa succede? Che si chiude o si diminuisce la forza lavoro. Ecco, c'è una proposta della quale tu stai parlando ormai da tempo che ci riporta, ahimè, ai tempi del Covid, ed è quella di provare a ipotizzare un periodo di limitazione per le imprese, di licenziamenti e parallelamente anche a dei sostegni, degli aiuti, cioè la cassa integrazione. Ci spieghi meglio? Ma guarda, allora la situazione è questa: io non sono mai stato favorevole, diciamo, a questo tipo di misure, tanto è vero che quando c'era il periodo del Covid e c'era il blocco dei licenziamenti che è durato un certo periodo, io originariamente ero abbastanza contrario, ma ero idealmente contrario, perché non credo che sia corretto in qualche modo in uno stato, diciamo, libero bloccare in qualche modo i licenziamenti. Però a posteriori devo dire obiettivamente che questa misura ha funzionato. Allora, con l'approccio di coloro che sono sempre disposti ad ammettere di avere sbagliato, io dico quel sistema e quella decisione che era stata presa di bloccare non a tempo indefinito, ma per un certo numero di mesi di licenziamenti, aveva funzionato e ha tutelato molti posti di lavoro. In previsione dei periodi che ci aspettano, di una crisi che peraltro non sarà una crisi necessariamente passeggera così veloce come quella del Covid, che comunque è durata 2 o 3 anni, tanto, ma era destinata a terminare. Questa crisi energetica, paradossalmente, lo dico, potrebbe essere più lunga. E allora, in un contesto di questo tipo, comunque una misura temporanea di tutela del lavoro come il blocco dei licenziamenti, secondo me potrebbe essere la soluzione giusta e magari auspicabile. E dico che non dovrebbe partire oggi, però secondo me queste misure bisogna iniziare a pensarci un attimino in anticipo. Ecco, chi parla di avvenimenti davvero, chiedo scusa, pesanti dal punto di vista sociale, cioè di autunno caldo e in senso realistico nei prossimi mesi, quanta ragione ha secondo te? Perché insomma i licenziamenti di cui stavamo parlando potrebbero avere un impatto sociale davvero non da poco. Ma guarda, io vedo 2 cose. Allora, prima di tutto c'è un problema di stipendi. Noi abbiamo parlato molto anche dello stipendio minimo obbligatorio, e se ne parlava prima di questa crisi, a maggior ragione se ne dovrebbe pagare oggi, perché io credo che un dipendente con uno stipendio da 1200-1500 euro difficilmente oggi ce la fa, oltretutto con dei rincari che sono arrivati ormai anche al 30%. E questa è sicuramente la prima cosa. La seconda cosa è lo smart working. Lo smart working significa spese o dalla parte dell'azienda, che naturalmente, avendo i lavoratori in azienda, con le spese, ripeto, per esempio del riscaldamento, pesano tantissimo, oppure spese a casa, perché se io sto a casa e tengo il riscaldamento acceso, lo dico in maniera molto banale ma efficace, e beh, a fine mese io avrò una bolletta di qualche centinaio di euro superiore rispetto a prima. E naturalmente, ripeto, quando gli stipendi sono bassi, questo va a pesare. Quindi si pone tutto un problema che adesso si sta ponendo, che è esattamente l'opposto di prima. Prima si diceva che i lavoratori vogliono lavorare smart working, non vogliono tornare a lavorare. Oggi c'è gente che vuole tornare a lavorare per evitare costi, e questo è un discorso che va valutato.
Cristiano Cominotto, prima di salutarti ti leggo un'ansa che ha catturato la mia attenzione di ieri. Oltre 1300 dipendenti del New York Times hanno firmato per non tornare al lavoro in ufficio, perché il ritorno al vecchio sistema pre-pandemia non è sostenibile in un periodo di incremento di costi a causa dell'alto livello di inflazione. Per cui i sindacati, cos'era successo? Che l'azienda aveva chiesto di tornare tutti in ufficio, non sempre, e i sindacati adesso stanno contrattando un rinnovo del contratto, nuovi termini salariali, perché il contratto è scaduto circa un anno e mezzo fa. Te l'ho letta perché davvero penso sia significativa e sintomatica dei cambiamenti che anche a livello professionale e sociale sono stati innestati dalla pandemia. Nessuno cinque anni fa, no, si sarebbe mai sognato di fare una petizione collettiva per non tornare a lavorare fisicamente in ufficio. Allora, quello che tu hai letto è molto interessante, è molto interessante perché in un contesto comunque molto competitivo come quello newyorkese, che è il più competitivo al mondo, tu hai dei dipendenti che ti stanno dicendo io non torno a lavorare, quindi è un qualche cosa di veramente, il non tornare a lavorare di persona, quindi è un qualche cosa di veramente incredibile. Però teniamo in considerazione che a New York come a Londra spesso c'è il commuting, cioè ci sono persone che per arrivare al lavoro magari fanno un'ora di tragitto e i costi di trasporto sono molto molto elevati. Spesso in Italia la situazione è diversa, quindi ripeto, paradossalmente per alcuni dipendenti è meglio stare al lavoro per risparmiare le spese di casa piuttosto che fare il trasferimento se magari hanno degli abbonamenti o delle situazioni di questo tipo. Però non è la regola, perché è corretto, cioè quello che tu stai dicendo è assolutamente corretto. È vero che devi stare attento alle spese a casa, ma devi stare attento alle spese di trasporto, e siccome le spese di trasporto incideranno sempre di più, e allora torniamo sempre al discorso di prima, cioè nella valutazione del lavoro futuro l'impatto delle spese sarà determinante. E allora chi lavora da lontano è chiaro che cercherà di stare a casa perché non vorrà spendere, chi lavora vicino cercherà di andare in ufficio per non avere le spese in casa. Questo è quello che avverrà. Tutto questo però, ripeto, non è banale, perché significa che le aziende e anche il governo, lo Stato, deve iniziare a pensare all'impatto che avranno tutte queste decisioni sul lavoro. Allora, come sempre un piacere parlare con Cristiano Cominotto, avvocato giuslavorista, prestissimo. A presto, grazie a tutti voi.